complimenti per lo sviluppo di questo grande seminario che mi pare stia affrontando un po' tutte le tematiche. Quello di oggi sulle partnership istituzionali particolarmente rilevante per il lavoro che stiamo facendo con l'autorità portuale da qualche mese a questa parte, diciamo, da dopo la riforma. Credo che sia stato già abbondantemente trattato il tema dell'interazione che oramai un'autorità di sistema portuale si trova a dover affrontare con vari livelli istituzionali. Voi sapete che le partnership possono essere orizzontali e sono, diciamo, con quindi le imprese, la società civile, organizzazioni non governative o istituzionali con vari livelli di governo. Noi, per l'evoluzione che c'è stata nel settore della shipping a livello mondiale e volendo semplificare al massimo, come autorità del sistema portuale abbiamo almeno quattro livelli di interazione. Il primo è quello con l'Unione Europea. L'Unione Europea ha delle politiche, diciamo, in materia di trasporti, logistica e portualità contenute in regolamenti, direttive, comunicazioni. Le più importanti sono note a tutti, quindi non c'è bisogno che le ripercorro, a parte i regolamenti, la Connecting Euro Facilities, gli investimenti di carattere ambientale, gli investimenti in innovazione tecnologica. Tutta questa grandissima attività di programmazione dell'Unione Europea ha avuto una stagione molto felice negli anni 90, diciamo dopo l'epoca dell'oro, poi negli anni 90, con l'euro c'è stato forse l'acme della forza politica dell'Unione che si è poi affievolita. Questo affievolimento crea una complicazione in più, perché un conto è dover interagire con un livello istituzionale che magari dal punto di vista negoziale ti pone problemi più ardui, ma che ha un chiaro obiettivo, un chiaro orizzonte strategico, una chiara pianificazione finanziaria, e quindi è più semplice organizzare il lavoro anche a livello di autorità della portuale. Un altro conto è dover far fronte a una unione che, diciamo, ha avuto un allargamento gestito fino a un certo punto, ora una Brexit, ha politiche europee, diciamo, un po' contraddittorie, anche e soprattutto, se vogliamo, in materia di shipping a livello mondiale. Quindi, chiaroscuri, io penso e sono fortemente europeista che l'Europa debba essere unita politicamente, perché questo solo ci farà competere nel mondo in modo paritetico con altri grandi stati-nazione, in attesa che l'Europa ritrovi, diciamo, la sua marcia. Questo è un punto delicato da tenere in considerazione. Il secondo livello è quello del governo nazionale. Il governo nazionale ha fatto una riforma, complimenti, io lo dico in modo sincero, al Ministro che è riuscito dopo 20 anni a fare una riforma, complimenti a tutta la sua struttura. È una riforma che ha conseguito alcuni risultati indubbiamente positivi, ha posto il tema della concentrazione delle autorità portuali. Noi non possiamo avere 47 porti, 30 porti, 20 porti, cioè i più grandi stati nazionali europei hanno 2 porti. È vero che noi abbiamo un sistema, una lunghezza di coste, siamo un paese marino, quindi è giusto che noi abbiamo tanti porti, ognuno con la loro differenza. Dobbiamo focalizzare i porti strategici per competere a livello europeo e mondiale. Quindi questa, la riforma ha imboccato questa direzione. L'altra cosa, a mio parere, il capolavoro della riforma, la semplificazione di una governance che era incommentabile dal punto di vista di persone che abbiano le responsabilità gestionali, cioè non puoi governare un'amministrazione attiva con un board di 20 persone.
È vero che quel board aveva il pregio della cosiddetta partnership orizzontale, quello che ho detto prima, perché c'erano le parti economiche e sociali, c'era quindi un valore aggiunto che noi abbiamo messo nell'organismo di partenariato, che a mio parere può funzionare molto bene, noi lo convochiamo quasi sempre prima del comitato di gestione, è un organismo che dà un parere, ma sarebbe folle non tenere conto dei pareri degli attori economici, quindi può sembrare indebolito perché è un organismo che interviene fuori dal comitato di gestione e dà un parere, ma chiunque operi nel mondo delle istituzioni, dell'economia, sa che è assolutamente sensato e arricchente sentire come dicono gli operatori e tenerne conto. Quindi assolutamente positivo. Il terzo punto, punto dolens, che però ora mi pare risolto, è che proprio in tema di partnership istituzionali la riforma prevedeva questa conferenza di coordinamento a livello centrale, cioè un principio, un obiettivo chiaro della riforma è: noi non possiamo avere 15-20 porti che fanno una pianificazione di interventi infrastrutturali di grande rilevanza, pensate alla diga foranea a Genova, pensate al volo 7 a Trieste, pensate a grandi opere scollegate da un centro di coordinamento nazionale, che mi pare corretto, cioè sulle grandi opere, in campo marittimo, dell'accessibilità, dell'intermodalità, sarebbe abbastanza assurdo che non ci fosse una regia nazionale. Rischi investimenti che si sovrappongono, rischi sprechi, rischi di assenza di funzionalità. Noi abbiamo la prima convocazione, di cui quindi diciamo ci è voluto parecchio tempo per arrivare alla prima convocazione, la data adesso non mi ricordo quando è convocata, tra una decina di giorni mi pare, la prima convocazione di questa conferenza, però meglio tardi che mai, diciamo, no? Questa cosa è arrivata e quindi col governo dovremmo essere in grado di collaborare in modo più fattivo. Io ho una critica che ho detto più volte al ministro: penso che il tema di pianificazione portuale abbiamo fatto un passo indietro, perché il procedimento di approvazione di un piano regolatore portuale come di un piano regolatore comunale in Italia è già un sudoku. Se noi ci aggiungiamo approvazioni a più livelli e adesso alla fine approvazione centrale, cioè è il governo che approva il piano regolatore del tale sistema, mi sembra che diamo un messaggio sbagliato in termini di sussidiarietà verticale, che è un principio dell'Unione Europea. Mi sembra che appesantiamo molto una procedura di pianificazione, che capisco un contributo del governo per il motivo anche degli investimenti, anche il tema di pianificazione, avere magari tante sovrapposizioni di destinazioni di aree, se sbagliato, però rimane uno strumento di pianificazione locale, dovrebbe essere snello, dovrebbe essere agile, è lo strumento principe, è il primo strumento che indirizza le aspettative degli operatori. Quando io incontro fondi di investimento, imprese che operano in campo ambientale, vogliono tutti sapere: ma se io voglio fare questo investimento, dove lo faccio? Dove lo faccio nel suo porto? Lo faccio a Levante, lo faccio a Ponente, posso farlo settorialmente ammesso? Sono tutte cose con la capitaneria, con la Milano di Torino, vediamo insieme, diciamo, ma è ovvio che aggiungere a livello istituzionale e rendere così complessa l'attività di pianificazione, a mio parere, è un plus. Abbiamo poi a livello macroregionale, quando io poco finisco, sono a Milano Scampanale, abbiamo il terzo livello, che è quello di macroregione, con il Piemonte, con il Balocco e con la regione Lombardia. Voi sapete che abbiamo dato vita a Novara l'anno scorso agli stati generali della logistica e della portualità. Questo è un livello non, diciamo,
costituzionalmente previsto, perché parliamo di macro regione, ma a mio parere economicamente fondamentale, forse il più fondamentale. Noi oramai come porto di Genova e Savona, ma sono convinto che tutti i miei colleghi che operano negli altri porti hanno tematiche assolutamente simili, ragioniamo di investimenti dal punto di vista infrastrutturale e logistico, accessibilità marittimo o via terra, che hanno una scala macro regionale, che sia il Terzo Valico, che sia la diga foranea, che sia la gronda di Ponente, che sia l'accessibilità al nodo, l'adduzione ai valichi, gli investimenti che sta facendo la Lombardia verso il confine con la Svizzera, oramai sono talmente costosi, talmente rilevanti come pianificazione, che scaricarli da governo a regione è poco funzionale. Sono investimenti che per costo economico, impatto sulla popolazione e ritorno dell'investimento hanno un ambito di riferimento geografico almeno macro regionale. Noi lo vediamo, come è vero, con la Bocconi, tutti gli studi che noi facciamo sui retroporti, sulla lunghezza dei treni, su il ferro bonus per incentivare il trasporto, sono tutti ragionamenti che hanno una scala geografica almeno macroregionale, e quindi serve un centro di coordinamento, e penso che la cabina di regia che abbiamo fatto con il Piemonte e la Lombardia sia uno strumento efficace. Noi lì mettiamo insieme i nostri problemi, ragioniamo insieme su alcune grandi questioni che impattano molto sui nostri territori e ci poniamo come interlocutori del governo in modo anche più attivo. È chiaro che il ministro ha una riunione in cui direttamente parla con i tre governatori, con i tre assessori, con i principali operatori economici. A mio modo di vedere è più sensata che andare a fare comunque si fatta il drenaggio in tutti, però dal punto di vista della programmazione e pianificazione mi pare più, e infatti questa linea di regia è stata allargata anche al Ministero delle Infrastrutture. L'ultimo livello di governo su scala proprio regionale ed è quello, diciamo, regione, comune, noi abbiamo appena avuto il sindaco, autorità di sistema portuale, capitaneria, io direi anche camera di commercio per un ruolo, siamo al confine tra la partnership orizzontale, istituzionale, ma comunque questi sono gli enti che hanno ovviamente voce in capitolo su quello che avviene a livello locale. Non ce l'hanno sulla pianificazione, ce l'hanno su tutte le procedure di approvazione dei progetti, ce l'hanno su alcune grandi operazioni di riqualificazione. A Genova siamo particolarmente esposti in questo. Voi sapete che abbiamo alcune grandi operazioni di riqualificazione sia a valle dell'approvazione del blueprint che l'architetto Renzo Piano ha dato alla città e dei suoi aggiornamenti, un'opera di riqualificazione che abbraccia una parte veramente consistente della città, con tutta l'area della nuova, come primo punti di applicazione tutta l'area della nuova Darsena, dove c'è il Salone della Nautica, o abbiamo punti assolutamente in centro come questo palazzo dell'NBIC che tutti i genovesi sanno cos'è, ma insomma questo gigantesco silos oramai abbandonato che c'è in porto, un'opera chiaramente, un luogo chiaramente molto pregiato per fare un'operazione di qualificazione. Questo tipo di operazioni richiedono fortissime partnership istituzionali che, ahimè, stentano a produrre effetti. La mia personale convinzione è che stentino a produrre effetti perché è un dialogo tra persone, tra istituzioni limitatamente attrezzate per risolvere, per arrivare all'obiettivo. Queste operazioni di qualificazione sono operazioni che richiedono dell'expertise, delle skills,
tecnico-giuridiche, ingegneristiche, finanziarie, molto complesse. È facilissimo costruire un condominio, può essere facile fare una diga, risolvere alcuni problemi, diciamo, tipicamente ingegneristici, fare comunque opere fredde, diciamo, che si scaricano sul bilancio pubblico. È molto più difficile realizzare delle opere, degli interventi che scontino un ritorno economico, perché il ritorno economico presuppone che tu fai una corretta destinazione d'uso del bene che vai a costruire o qualificare, e oggi capire come ti districhi tra residenziale, direzionale, commerciale, turistico, non è facile. Prevede o presuppone che tu abbia fatto delle stime economico-finanziarie sul ritorno dell'investimento, soprattutto di domanda accurate. Prevede che tu abbia fatto delle stime di realizzazione, progettazione e realizzazione accurate, e che abbia trovato il funding o potenziali funding per prevedere. Queste risorse sono patrimonio di pochissime stazioni appaltanti, e quindi qui il problema è che fare una partnership istituzionale in cui io metto insieme tante piccole debolezze, ce la cantiamo, ce la suoniamo, ma bisogna trovare chi ci aiuta a fare questo. Chi ci aiuta può essere un centro universitario, può essere un organismo come la Cassa Depositi e Prestiti, però bisogna trovare. L'idea che un'amministrazione si approvvigioni soltanto attraverso acquisizioni di consulenze pagate dal proprio bilancio, per come funziona oggi l'amministrazione pubblica italiana, mi sembra un po' ardua. Quindi bisogna trovare queste altre modalità di alimentazione che rendano in questo modo il dialogo tra amministrazioni più proficuo. Vi ringrazio e buona giornata.